Un saluto amici da casa, da ovunque vi stiate sintonizzando con noi per seguire l'avvincente appuntamento conclusivo di una competizione che ha saputo regalare ai tifosi momenti davvero magici. La finale di un torneo come Euro 2020 è un match che non ha certo bisogno di presentazioni, ma è sicuramente un epilogo diverso dal solito per via delle tante novità introdotte da questa edizione. Tanto per cominciare, un nuovo formato di qualificazione che ci ha accompagnato nei mesi precedenti al fischio d'inizio della fase finale, ma anche la versione itinerante del torneo, che non ha avuto un singolo paese ospitante come da tradizione, ma 12 distinte città europee. Ci vorrebbe più tempo per analizzare il successo o meno di queste novità, perciò lasciamo da parte questi discorsi per il momento e concentriamoci invece sul calcio giocato, perché oggi si decide sul campo quale nazione vedrà i suoi ragazzi alzare il trofeo al cielo. L'Allianz Arena è uno stadio davvero fuori dal comune, un connubio di perfezione architettonica e tecnologia d'avanguardia. I giocatori in campo sono pronti ad affrontare il loro destino. Si tratta di una tappa fondamentale per le loro carriere. Vogliono assolutamente conquistare un posto nella storia del calcio. Sì, sì, Fabio, è senza dubbio una grande occasione per loro. Questi sono attimi indimenticabili. È l'apice di un torneo che ci ha regalato una grande estate di calcio, resa ancora più suggestiva da questa edizione celebrativa. Speriamo di assistere a una degna conclusione. Ed ecco che la finale inizio. Beh, questa è la finale. Entrambe le squadre vogliono la vittoria a tutti i costi. Mi aspetto una partita molto chiusa e tattica fino al primo gol, ma se il risultato si sblocca presto, ci sarà da divertirsi. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Cristiano Ronaldo. Che botta! È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Cristiano Ronaldo decide di battere corto. Spazza via. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Si libera la grande. Sulla fascia, è libero. Sané. La allontana con forza. Hanno già riconquistato palla. Sané raccoglie un passaggio dalle retrovie. E c'è il gol della Germania. Questo gol può essere davvero decisivo. Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Il primo gol è sempre fondamentale, soprattutto se arriva in una finale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Scatta verso il pallone. È ben posizionato e spazza via la palla. Cross di Sané. Spazza via senza fronzoli.
evita ogni pericolo per il momento. Si riparte con un fallo laterale. Stanno facendo muovere molto verso l'esterno gli attaccanti, ma non sono sicuro che sia la mossa corretta. Perché dici questo, Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro, ma poi chi la butta dentro? Sané riceve in posizione interessante. Ci mette una pezza. Conclusione! E il pallone finisce in rete! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Sono due i gol per lui in questo torneo. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Gioca con un pallone lungo. E l'estremo difensore ci arriva. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Che occasione! Un pallone fantastico! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Passaggio intercettato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cristiano Ronaldo. E sarà rimessa con le mani. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Questo errore potrebbe essergli fatale. Il cross attraversa tutta l'area da parte a parte. Sané non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. E passa! Prova il tiro! Sì, rete! È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Prova con la palla filtrante. Dagli Cristiano Ronaldo! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. C'è il colpo di testa e trova la rete. E il Portogallo ha raddrizzato la situazione. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere.
e sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. In avanti, vuol far salire compagni. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cerca spazio. Ecco il tiro! Il pallone spinge! Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminante. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Cristiano Ronaldo. Arriva Cristiano Ronaldo. Sicuri in fase di palleggio. Possibilità, occasione da rete. Che gol! Sono in vantaggio di un gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Sané. Siamo stati testimoni di un tremendo 1-2. Partita davvero emozionante. Siamo 3-2. La gioca sulla destra. Grande, può tentare la conclusione. Ce l'hanno fatta! Un 1-2 veramente da KO. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. E arriva la fine del primo tempo. Finisce il primo tempo della finale. Che opinione ti sei fatto? Il vantaggio li mette sicuramente in una condizione favorevole, anche dal punto di vista mentale, psicologico. Nel secondo tempo non devono rilassarsi però, perché comunque gli avversari sono in partita e è tutta da giocare. Abbiamo già visto molti gol nel primo tempo, sicuramente anche la ripresa sarà all'altezza. Prime fasi della ripresa già in corso. Sané. Sané. Gioca una palla lunga. Cristiano Ronaldo, di forza. Cristiano Ronaldo. La appoggia sulla fascia. Prova il filtrante. Sané. Sané cerca l'uomo là davanti. Cristiano Ronaldo la gioca in profondità. Cristiano Ronaldo, eccola la rete. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Un gran tiro questo, proprio un gran tiro. L'ha fatto sembrare facile, ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe. Tra le due squadre è pressoché incolmabile. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Lancia il compagno in profondità. Sané ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Decidono di giocarla all'indietro. Sané. Sané. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale.
un pressing che non definirei asfissiante alla fine, Luca. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Tenta la conclusione. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Pallone lungo in verticale. Sané scatta verso il pallone. Sané. Cristiano Ronaldo si oppone e vince il confronto fisico. Sané cerca lo spunto. Intercetta il passaggio, pericolo. Sané riconquista la palla. Sané, ecco Sané. Sané, Sané! E insaccano! Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due reti. Da lì e senza difensori, a impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Cristiano Ronaldo prova il cambio di gioco. Prova la giocata nello spazio. Ecco il tiro! Ed ecco il gol! Ecco il gol! Partita eccezionale la sua. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Sané. Cristiano Ronaldo scodella in avanti. Cristiano, splendida reazione del portiere. È stato protagonista di uno scatto imperioso. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Cristiano Ronaldo. Cristiano, è un grande riflesso qui. E solo il grande intervento del portiere evita il gol. Va di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Bell'anticipo, pericolo sventato. Sané. Sané. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha spazio per affondare. Elegante. Cristiano Ronaldo. C'è spazio, cerca il tiro. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante.
Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Sané cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cristiano Ronaldo prova a prolungare. Cristiano Ronaldo non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Lungo passaggio in avanti. Ecco Sané. Se ne va. Sané. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cristiano Ronaldo riesce a rubargli il pallone. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Palla in avanti verso il compagno. Riesce ad allontanare. È libero di creare pericolo. Sané. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Dopo un grande torneo ora possono finalmente festeggiare. Sono i campioni d'Europa. Campioni d'Europa. Questi sono momenti magici per tutta la squadra. Ricordi indelebili per i sostenitori e motivo d'orgoglio per la società. Un capitolo brillante da aggiungere ai loro annali.